la Terra ha già attraversato almeno 5 grandi estinzioni di massa, eventi catastrofici che hanno spazzato via la maggior parte delle specie viventi in periodi relativamente brevi su scala geologica. Dalla scomparsa dei dinosauri circa 66 milioni di anni fa all'ancora più devastante estinzione del Permiano, che cancellò oltre il 90% delle forme di vita marine, il nostro pianeta è stato teatro di trasformazioni epocali. E se oggi stessimo entrando, o fossimo già entrati, in una sesta grande estinzione che potrebbe coinvolgere anche l'uomo? In questo video parleremo delle minacce che potrebbero condurre a una grande estinzione umana, dalle crisi ambientali alle tensioni geopolitiche, dalle innovazioni tecnologiche fuori controllo fino al declino della biodiversità. Esamineremo la domanda cruciale: quanto siamo davvero vicini a un punto di non ritorno? O abbiamo ancora il tempo e gli strumenti per scongiurare il peggiore degli scenari? Le grandi estinzioni del passato. Prima di capire se l'umanità rischia davvero di estinguersi, dobbiamo guardare al passato geologico. La vita sulla Terra è comparsa miliardi di anni fa e si è evoluta tra fasi di sviluppo e momenti di crisi improvvise. Cinque sono gli eventi considerati estinzioni di massa. Ordoviciano-Siluriano, circa 445 milioni di anni fa la prima grande estinzione conosciuta, probabilmente dovuta a improvvise glaciazioni e variazioni del livello del mare. Devoniano superiore, circa 375 milioni di anni fa, qui scomparve gran parte della vita acquatica e molti ecosistemi marini vennero stravolti, forse a causa di cambiamenti climatici e di una riduzione dell'ossigeno negli oceani. Permiano-Triassico, circa 252 milioni di anni fa spesso definita la Grande Moria, fu l'evento più catastrofico, con l'estinzione di oltre il 90% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri. Le cause potrebbero includere intense attività vulcaniche, alterazioni climatiche estreme e cambiamenti chimici degli oceani. Triassico-Giurassico, circa 200 milioni di anni fa, spianò la strada al dominio dei dinosauri, probabilmente legata a grandi eruzioni vulcaniche e variazioni climatiche. Cretaceo-Paleogene, circa 66 milioni di anni fa, rese celebri dalla sparizione dei dinosauri non aviani. La causa principale fu con ogni probabilità l'impatto di un grande asteroide, ma anche fattori vulcanici e climatici ebbero un ruolo. In ognuno di questi episodi, l'equilibrio della vita sul pianeta fu scosso in maniera drastica. Una lezione comune emerge: quando più fattori di stress ambientale, climatico e biologico convergono nello stesso arco di tempo, gli ecosistemi collassano. Ma che cosa rende un evento un'estinzione di massa? Generalmente, la perdita di almeno il 75% delle specie in un lasso di tempo geologicamente breve. Oggi, molti scienziati temono che la biodiversità stia scomparendo a un ritmo allarmante e che noi esseri umani potremmo finire tra le vittime. Le minacce che potrebbero portare all'estinzione umana. A differenza delle specie del passato, l'uomo possiede tecnologie avanzate e la capacità di alterare gli ecosistemi in modi profondi. Ciò lo rende particolarmente esposto a rischi che egli stesso ha creato o alimentato. Vediamo le principali minacce. Crisi climatica e ambientale. L'aumento delle temperature globali, l'acidificazione degli oceani, l'alterazione delle correnti marine e dei regimi di pioggia potrebbero compromettere le basi della nostra sopravvivenza. Approvvigionamento di cibo e acqua, infrastrutture, stabilità sociale. Estreme ondate di calore, alluvioni, uragani più violenti e siccità prolungate generano instabilità economica e politica, mettendo a rischio intere aree del pianeta. Se il clima dovesse subire variazioni ancora più brusche, potremmo assistere a migrazioni di massa e conflitti per le risorse. Declino della biodiversità. Stiamo perdendo specie a una velocità stimata tra decine e centinaia di volte superiore al tasso di estinzione naturale. Foreste pluviali, barriere coralline e numerosi habitat cruciali sono già in stato critico. La perdita di impollinatori come le api, la riduzione della fertilità dei suoli, l'erosione costiera e la carenza di pesce negli oceani potrebbero destabilizzare le catene alimentari. Se collassano gli ecosistemi dai quali dipendiamo, anche la nostra sopravvivenza potrebbe essere a rischio. Rischio nucleare. Fin dalla metà del XX secolo,
l'umanità è entrata nell'era atomica. Nonostante la guerra fredda sia terminata, diversi stati possiedono arsenali in grado di distruggere il pianeta più volte. Il rischio di una guerra nucleare globale, seppur percepito come inferiore rispetto al passato, non è scomparso. Inoltre, l'atomica tattica e l'uso di ordigni di minori dimensioni in contesti di conflitti regionali potrebbero innescare escalation incontrollate. Un inverno nucleare causato dal pulviscolo atmosferico ridurrebbe drasticamente la luce solare, bloccando i raccolti e provocando carestie mondiali. Pandemie e bioingegneria. La storia recente ci ha mostrato quanto velocemente un virus possa diffondersi su scala globale. Le pandemie naturali, come la spagnola o più recentemente il Covid-19, hanno causato milioni di morti. Ma un ceppo creato artificialmente in laboratorio o manipolato geneticamente per essere più letale potrebbe teoricamente avere un impatto ancor più devastante. I progressi nella biologia sintetica, se non regolamentati, rischiano di produrre agenti patogeni capaci di eludere le difese immunitarie dell'uomo. Intelligenza artificiale fuori controllo. L'intelligenza artificiale avanzata è spesso menzionata come fattore di rischio esistenziale. Se un sistema superintelligente agisse senza vincoli etici o fosse progettato per finalità distruttive, potrebbe raggiungere capacità di autoapprendimento tali da sfuggire al controllo umano. Questa prospettiva, per quanto al momento teorica, è al centro di dibattiti filosofici, scientifici e politici. Una superintelligenza artificiale ostile potrebbe compromettere le infrastrutture vitali, dal sistema elettrico ai sistemi di difesa, fino a interferire nella biologia e nell'ingegneria genetica. Esaurimento delle risorse e collasso sociale. L'aumento continuo della popolazione e i modelli di consumo insostenibili stanno depauperando risorse fondamentali come l'acqua dolce, i minerali rari, i suoli fertili e gli stock ittici. Il pianeta ha capacità rigenerative limitate e se superiamo questi limiti possiamo innescare fenomeni di collasso a catena. Le società potrebbero entrare in crisi, provocando instabilità politica e conflitti che alimentano a loro volta l'impossibilità di cooperare a livello globale. Quanto siamo vicini a una grande estinzione? L'idea di un'estinzione umana totale potrebbe sembrare fantascientifica, ma numerosi scienziati sostengono che non dovremmo ignorare questi scenari. L'Istituto di Ricerche Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford, ad esempio, studia i rischi esistenziali per la nostra specie. Alcuni ricercatori evidenziano che anche probabilità basse, se associate a conseguenze di portata catastrofica, meritano molta attenzione. È fondamentale distinguere tra estinzione e collasso della civiltà. L'estinzione è la scomparsa di tutti gli esseri umani. Un collasso globale, invece, potrebbe decimare la popolazione e far precipitare le società in uno stato di grande arretratezza, ma non cancellare ogni singolo individuo. Tuttavia, un collasso di civiltà su vasta scala potrebbe portare a guerre, carestie e pandemie, aumentando il rischio di una successiva estinzione. Non tutti gli studiosi condividono gli scenari più estremi. Molti climatologi, ad esempio, sottolineano che, sebbene il cambiamento climatico stia già avendo effetti disastrosi, un'estinzione totale della specie umana è improbabile. La Terra possiede una certa capacità di rigenerazione e l'uomo è una specie altamente adattabile. Alcuni sostengono che, anche in condizioni climatiche molto avverse, gruppi di esseri umani potrebbero sopravvivere in regioni specifiche del pianeta. D'altra parte, i catastrofisti ricordano che i rapidi cambiamenti ambientali e la globalizzazione tendono ad amplificare i pericoli. L'interdipendenza delle società, dei mercati e delle infrastrutture rende più probabile un effetto domino. Basta uno shock grave e improvviso, un conflitto nucleare, una pandemia artificiale, un collasso finanziario, a destabilizzare l'intero sistema mondiale. Inoltre, la velocità con cui le tecnologie si evolvono crea rischi nuovi e non facilmente prevedibili. L'opinione condivisa da molte voci accademiche è che non possiamo permetterci di sottovalutare queste minacce. Il tempo per prepararsi e per agire è limitato. Segni di una possibile catastrofe già in corso. Potremmo già stare vivendo i primi segnali di una grande crisi globale. Alcuni indicatori preoccupanti. Record di temperature e di eventi estremi.
ondate di caldo e uragani intensi diventano ogni anno più frequenti. La fusione dei ghiacciai è ormai sotto gli occhi di tutti. Crollo della biodiversità. Negli ultimi decenni, migliaia di specie animali e vegetali sono scomparse o risultano a rischio critico. L'uso intensivo di pesticidi, la deforestazione e l'inquinamento oceanico aggravano la situazione. Tensioni geopolitiche persistenti. Le contrapposizioni tra potenze nucleari non sono mai realmente cessate. Il numero di test e il modernizzarsi degli arsenali suggeriscono che il pericolo non è scomparso. Accelerazione tecnologica e poca regolamentazione. Nuove scoperte in genetica e intelligenza artificiale avanzata non sempre sono accompagnate da un quadro normativo chiaro. Il rischio di un uso improprio di queste tecnologie è reale. Questi fattori, se combinati, possono generare una tempesta perfetta in grado di far crollare la stabilità globale. Malgrado lo scenario possa apparire apocalittico, molti esperti ritengono che ci sia ancora margine di manovra per evitare l'estinzione o persino un collasso drammatico. La chiave è la cooperazione internazionale e l'adozione di politiche efficaci in tempo utile. Alcuni esempi di azioni fondamentali. Riduzione delle emissioni e transizione energetica. Abbandonare gradualmente i combustibili fossili a favore di fonti rinnovabili è un passo indispensabile. Investimenti in tecnologie pulite, come solare, eolico e idrogeno verde, insieme all'efficienza energetica, possono ridurre drasticamente il riscaldamento globale e limitare gli eventi climatici estremi. Protezione e ripristino degli ecosistemi. Riforestazione, tutela delle barriere coralline, conservazione delle aree protette e agricoltura rigenerativa sono strategie concrete per arrestare il declino della biodiversità. L'implementazione di pratiche sostenibili in agricoltura, pesca e allevamento, oltre alla riduzione dei pesticidi, è cruciale per la stabilità degli ecosistemi. Controllo delle armi nucleari e della ricerca militare. Rafforzare i trattati internazionali, favorire la trasparenza sugli armamenti e spingere per una graduale riduzione degli arsenali nucleari può mitigare il rischio di conflitto atomico. Una maggior cooperazione tra le grandi potenze potrebbe disinnescare buona parte delle tensioni geopolitiche. Regolamentazione della biotecnologia e dell'intelligenza artificiale. È necessario creare organismi di controllo e accordi internazionali per evitare sperimentazioni pericolose e prevenire usi militari o malevoli di virus sintetici e software avanzati. Promuovere la ricerca responsabile, condividere i benefici scientifici e stabilire regole etiche nell'uso dell'IA sono passi fondamentali. Equità sociale e riduzione delle disuguaglianze. Le crisi globali colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni più povere, destabilizzando ulteriormente gli equilibri regionali. Investire in istruzione, sanità, infrastrutture e politiche di redistribuzione può ridurre il rischio di conflitti e favorire la stabilità necessaria a gestire le minacce comuni. Cultura della prevenzione e pensiero a lungo termine. Troppo spesso le decisioni politiche ed economiche sono guidate da obiettivi a breve termine. Una sfida epocale come la sopravvivenza della specie richiede una mentalità nuova, orientata alle generazioni future. Rafforzare l'educazione ambientale, la sensibilità etica e la consapevolezza globale rappresenta un potente antidoto al fatalismo. Possiamo sopravvivere a un evento catastrofico? Anche se fallissimo nel prevenire un disastro di scala mondiale, alcune regioni potrebbero rimanere vivibili. La specie umana ha già dimostrato grandi capacità di adattamento. Siamo stati in grado di resistere a epoche glaciali, eruzioni vulcaniche e pandemie devastanti. In un ipotetico futuro post-apocalittico, piccoli gruppi di sopravvissuti con tecnologie di base e conoscenze mediche minime potrebbero ancora ripopolare la Terra. Tuttavia, la posta in gioco attuale è altissima. La rete di interconnessioni globali e la distruzione potenziale di armi e tecnologie avanzate rendono il mondo più fragile di quanto non fosse in passato. La domanda non è soltanto se la specie umana potrebbe sopravvivere, ma anche in quali condizioni. Se un collasso portasse a secoli di barbarie e sofferenze, sarebbe un prezzo inaccettabile, considerando che disponiamo già di soluzioni che potrebbero evitare il disastro. La domanda che ci siamo posti è: la grande estinzione umana, quanto siamo vicini? La risposta più corretta, oggi, è che ci troviamo in un momento critico. Le condizioni per un possibile evento catastrofico ci sono,
e le preoccupazioni di scienziati e ricercatori non vanno prese alla leggera. Il ritmo dei cambiamenti climatici, il degrado degli ecosistemi e i rischi geopolitici e tecnologici sono fattori che potrebbero convergere in modo distruttivo. Tuttavia, sarebbe errato concludere che il destino dell'umanità sia già scritto. Nel corso dei millenni, la nostra specie si è dimostrata sorprendentemente resistente e innovativa. A livello tecnico, già possediamo molte soluzioni per affrontare i problemi, dalle energie rinnovabili alle politiche di conservazione ambientale, dalle tecniche di agricoltura rigenerativa ai trattati di limitazione degli armamenti. La grande sfida è politica, sociale e culturale. Siamo in grado di collaborare a livello internazionale? Possiamo anteporre il bene comune agli interessi di breve termine? Riusciremo a promuovere un sistema economico più equo e sostenibile, riducendo le disuguaglianze e proteggendo l'ambiente? Se la risposta a queste domande sarà affermativa, potremmo non soltanto evitare la grande estinzione, ma anche inaugurare un'era di prosperità e armonia con il pianeta. Il futuro è ancora nelle nostre mani. La consapevolezza del pericolo dovrebbe spingerci a muoverci, non a rassegnarci. È tempo di agire, per la nostra generazione e, ancor più, per quelle che verranno.